Buongiorno a tutti, oggi siamo qui per parlare di cicli frigoriferi e scambiatori di calore nell'analisi CFD di sistema e affronteremo questo argomento utilizzando i metodi di fluidodinamica di sistema che è FRONEX. Allora, FRONEX connubia due aspetti, da un lato avere la possibilità di fare analisi fluidodinamica come vedremo poi applicata agli scambiatori di cicli frigoriferi, quindi analisi fluidodinamica di sistema con un sistema a rete che diciamo, connette tutti i componenti tra di loro e permette di svolgere delle analisi molto rapide per dare delle risposte, ad esempio sullo scambio termico e utilizzando delle fisiche avanzate. Quindi è un software dedicato all'analisi termofluidodinamica di sistema, quindi con diciamo, la risoluzione delle equazioni di conservazione di massa, momento e energia. Nell'approccio della fluidodinamica di sistema, FRONEX si occupa appunto di guardare a un'intera rete, andando quindi a studiare sia nello stazionario che nel transitorio quelle che possono essere le variazioni, quindi le distribuzioni di portate, temperature e velocità, quindi un approccio di fluidodinamica che tende a dare delle risposte a livello di, ad esempio, di scambiatori cicli frigoriferi che siano molto rapidi, perché in questo settore è necessario avere diciamo, attenzione sull'aspetto di progettazione. E quindi bisogna saper risolvere diciamo, un ciclo frigorifero in tempi rapidi. Mentre un approccio, diciamo, una fluidodinamica di dettaglio è quello che è fatto con l'analisi detta fluidodinamica tridimensionale, quindi 3D CFD, e permette di investigare i dettagli di un componente, andando quindi a generare una mesh di calcolo che quindi richiede degli sforzi computazionali più onerosi. Mentre questo, diciamo, viene un po' abbattuto dalla logica di FRONEX, che guardando una logica di sistema va a rappresentare ciascun componente a livello delle sue caratteristiche geometriche essenziali, per poi quindi andarne a, diciamo, a studiare la fluidodinamica in maniera molto più rapida. La logica è quindi avere un impianto che può essere, diciamo, di grandi dimensioni o anche di dimensioni ridotte, come può essere l'impianto di raffreddamento di un chiller o diciamo, degli scambiatori di calore che possono essere sia grandi a livello industriale, ma a livello molto, diciamo, molto più piccolo, a livello di caldaie. Quindi si parte da una logica di impianto, grande o piccolo che sia, a cui viene associato uno schema P&ID, conservatoi, pompe, valvole, perdite di carico, e per ogni componente del sistema P&ID viene associato un modello e un componente in FRONEX, in modo tale che il modello in FRONEX vada a rappresentare l'impianto reale. Quindi la logica è avere una serie di componenti già predefiniti all'interno del software, per cui poi ci soffermeremo per quanto riguarda il discorso degli scambiatori di calore e i cicli frigoriferi. Quindi avere una serie di componenti, che sono i pipe, le curve, le ventole, gli accumulatori, i controllori, le turbine, i compressori, in modo tale da rappresentare ciascun componente con le sue caratteristiche geometriche, che vengono inserite con un pannello che vedete in alto a destra, e sono connessi in una rete, in modo tale da poi calcolare la distribuzione di portate, i salti entalpici ed avere diciamo, la distribuzione delle pressioni sia nello stazionario che in dinamico. FRONEX diciamo, è costituito, quindi il suo cuore è la libreria di componenti predefiniti che l'utente quindi può diciamo, creare la sua rete in maniera molto rapida. E tra i componenti principali vediamo che per ogni libreria sono presenti alcuni dettagli geometrici che caratterizzano diversi componenti. Per i container abbiamo gli accumulatori, i diversi tipi di reservoir,
perdite di carico concentrate, i nozzles, gli scambiatori di calore appunto con diverse tipologie, quindi gli evaporatori, i finite tube heat exchanger, i shell and tube heat exchangers, quindi le diverse, diciamo, classiche tipologie di scambiatori, una libreria dedicata allo scambio termico per conduzione, convezione, radiazione o impingement. La libreria dedicata ai diversi tipi di piping, tenendo anche conto appunto dello scambio termico di ciascun pipe verso l'esterno, e una libreria dedicata agli orifizi, quindi a seconda delle diverse tipologie geometriche. C'è anche una libreria dedicata alle turbine e compressori, con le quali, assegnando la curva caratteristica delle turbine e compressore, è possibile rappresentarne il loro aspetto, diciamo, di prevalenza e fluidodinamica all'interno della rete Flonex. E poi infine c'è una libreria dedicata ai diverse tipologie di valvole. L'idea in Flonex, quindi il tipo di interfaccia grafica con cui ci si relaziona, è avere una serie di componenti connessi in una rete dove si ha appunto un flusso fluidodinamico, che è quello che vediamo in blu, e una serie di elementi e nodi che connettono tra di loro diversi elementi e sui quali nodi viene automaticamente conservata la massa, e diciamo c'è un flusso di dati anche di ciascun componente, ad esempio, che può dialogare con Excel, quindi utilizzare Excel come calcolatore all'interno di Flonex. Poi abbiamo un flusso che è quello che vediamo in giallo in basso, che è un flusso di energia, quindi ci sono diversi flussi termici che possono essere tenuti in conto sia dal punto di vista dello scambio termico con solidi, quindi dato che lo scambio termico a livello di scambiatori di calore, quindi tra un flusso primario e secondario, come andremo poi a vedere in dettaglio. I tipi di analisi che si affrontano con Flonex sono sia stazionarie che transitorie. Le analisi stazionarie hanno in genere una durata di pochi secondi, quindi una volta creata la rete si possono fare diversi scenari stazionari per andare operare come design, quindi ad andare a individuare qual è il design ottimale per il proprio componente o per la propria rete. E l'altro aspetto interessante è fare analisi transitorie in maniera molto rapida, quindi diciamo hanno durata in genere dei minuti, e al variare delle condizioni al contorno, ad esempio di calore fornito da uno scambiatore o dalla portata passante, andare a caratterizzare il salto termico che si crea nella rete. Questo permette di simulare diversi scenari. L'aspetto chiave che poi caratterizza Flonex è l'approccio fluidodinamico, che gli permette di risolvere sia flussi di tipo incomprimibile, quindi con circuiti completamente liquidi o completamente gas, quindi sia dinamiche incomprimibili che comprimibili, lo scambio termico, come abbiamo già accennato, e in più la possibilità di avere flussi multifase, che nel caso degli scambiatori dei cicli frigoriferi assumono l'aspetto chiave nella definizione di quelli che vengono chiamati phase change flow, cioè tutti i flussi dove a causa dei salti di temperatura o di pressione, fanno avvenire un passaggio di fase da liquido a gas o viceversa, a seconda della tipologia di fluido che si sta considerando. E quindi si vanno a simulare le fisiche di cavitazione, boiling, condensation e flashing. Dal punto di vista dei materiali, la libreria dedicata è la libreria che viene dal database del NIST, che è questo database americano che tabula tutte le caratteristiche dei diversi componenti, e in particolare contiene le informazioni per i diversi materiali relativi ai diagrammi di stato. Come vedremo poi dentro Flonex ci sono due librerie dedicate ai refrigeranti e ai idrocarburi. Questo
Questi sono già inseriti come materiali bifase, quindi permettono, grazie alle informazioni sul diagramma di stato, di sapere in qualsiasi punto della rete qual è la condizione di liquido o di gas o di parziale liquido o gas a seconda appunto delle condizioni di temperatura e di pressione e delle informazioni contenute sui diagrammi di stato. Qui vediamo più nel dettaglio qual è il cuore dei materiali, della libera dei materiali, che permette quindi di affrontare i cicli frigoriferi. In particolare abbiamo i liquidi chiamati puri, quindi fluidi puri, sia gas che liquidi, i fluidi bifase, quindi dove permettono un passaggio di fase, e in più c'è una libreria dedicata al multifase, dove diciamo, non c'è solo il passaggio di fase, ma c'è anche un trasporto, ad esempio, gas liquido, per tener conto delle diverse miscele e quindi delle diverse perdite di carico che poi si hanno all'interno del circuito. Quindi, riassumendo un po' le tipologie di customizzazioni che si possono diciamo, inserire all'interno di Flonex, è possibile definire le caratteristiche principali dei liquidi e gas in base alla densità, viscosità, conducibilità termica e calore specifico, sia come valori costanti, sia come dipendenza di valori di temperatura e pressione, e questo risulta particolarmente rilevante nel caso dei cicli frigoriferi dove avviene appunto il passaggio di fase, e questo viene fatto appunto attraverso l'informazione sulle curve dei diagrammi di stato. Adesso andiamo a vedere alcune applicazioni appunto nei passaggi di fase e negli scambiatori di calore, come questi possono essere applicati e risolti all'interno di Flonex. Un primo esempio è uno steam drum, cioè abbiamo un boiler dove abbiamo dell'acqua in ingresso, che è la feed water in, e poi abbiamo diciamo, quella che viene chiamata una natural circulation, quindi una circolazione naturale di quest'acqua all'interno di due tratti, uno chiamato down corner, dove l'acqua diciamo, viene trasportata diciamo, in una parte più in basso, questa zona B, dove viene fornita del calore attraverso uno scambiatore di calore. In questo caso viene fornito calore a questo tratto di pipe, l'acqua bolle e quindi si forma una miscela gas liquido e il gas viene poi, diciamo, viene generato e poi il vapore esce dalla parte alta del boiler. Questo schema può essere, diciamo, rappresentato dentro Flonex in maniera molto semplice utilizzando il condotto per ingresso acqua e un condotto per l'uscita del gas, e questo componente, che è un tank bifase, permette di separare automaticamente il lato liquido e il lato gas, e in questo pipe si avrà automaticamente la circolazione naturale relativa all'acqua che passando di fase in questo pipe, quindi è sufficiente fornire una certa quantità di calore a questo pipe per permettere il passaggio di fase da liquido a gas, e poi separare, la separazione di liquido gas viene fatta in maniera automatica all'interno del boiler. Questo permette il calcolo, ad esempio nello stazionario, della portata circolante all'interno del boiler. Mentre in transitorio, ad esempio, si possono assegnare delle curve o delle potenze in funzione del tempo diciamo del calore fornito per far effettuare l'evaporazione, e questo si può, diciamo, riflettere su un andamento delle portate e delle pressioni all'interno della rete. Quindi questo può essere, diciamo, un modo per sfruttare diciamo, il passaggio di fase all'interno di Flonex. Una seconda applicazione riguarda sempre un ciclo, quindi con passaggio di fase, in questo caso è il classico ciclo frigorifero con i scambiatori di calore, che in questo caso, che nel ciclo del frigorifero classico, assumono, diciamo, la denominazione di evaporatore e condensatore.
poi abbiamo il compressore e la valvola di espansione. Diciamo, queste quattro componenti vanno a costituire il ciclo frigorifero e come vedete da uno schema, diciamo, logico si può, mimare in maniera molto semplice, uno schema dentro Fronex dove abbiamo appunto il compressore, abbiamo il condensatore, quindi abbiamo, poi vedremo il dettaglio di questo componente che non è altro che una coppia di scambiatori di calore, lato, diciamo, lato fluido refrigerante e lato acqua, poi abbiamo la valvola di espansione, poi abbiamo l'evaporatore, anche qui come scambiatore di calore tra i due diversi fluidi. Il fluido che in questo caso passa di fase è l'R22, per cui appunto viene calcolata nei diversi punti del ciclo la frazione di gas e di liquido che si crea a seconda delle condizioni del ciclo di temperatura e pressione. E automaticamente è possibile anche rappresentare il lato, quindi far variare le condizioni dello scambiatore per l'evaporatore o per il condensatore, andando a modificare le portate circolanti in questi circuiti separati. Quindi modificando queste portate si andrà a modificare lo scambio termico che avviene tra questi scambiatori di calore e la rete principale dove circola il fluido refrigerante. Adesso scendiamo più in dettaglio per vedere la tipologia di scambiatori come vengono affrontati. Allora, il modo più generale per affrontare i modelli di scambiatori di calore e quindi poi affrontare, come abbiamo visto, i cicli frigoriferi è utilizzare un modello detto a effectiveness NTU, cioè come vedremo, si dà una caratteristica, quindi un valore particolare che è l'effectiveness, che dà le caratteristiche termiche o se volete le performance dello scambiatore e che racchiude in essa diciamo, le proprietà di scambio termico e quindi le caratteristiche anche geometriche dello scambiatore. Questo permette di fare un'analisi, diciamo, di più alto livello, quindi sullo scambiatore, cioè rappresentarlo attraverso questa sua proprietà, quindi la sua caratteristica di scambio termico, e quindi confrontare diversi scambiatori tra di loro per poi scegliere quello più adatto ai propri scopi. Come funziona? Diciamo, a livello di componenti ho due lati per lo scambiatore, quindi avrò un circuito primario e secondario. E quello che potrò andare a specificare, ad esempio sul lato primario, è il tipo di flusso che avviene. In particolare posso specificare direttamente quello che è l'effectiveness, oppure andare a dire le diverse tipologie di flusso che avvengono tra i due lati dello scambiatore, in modo tale che l'effectiveness possa essere calcolati in funzione di altri parametri. In particolare vediamo in questo caso i parametri coinvolti. Quindi scendiamo più in dettaglio per vedere come è definita l'effectiveness. In particolare essa è definita come una funzione di NTU, che non è altro che il rapporto tra l'area di scambio, un coefficiente generale di scambio termico, che viene in generale fornito dai produttori degli scambiatori di calore, e questo C-min, che non è altro che il prodotto tra la portata passante e il CP diciamo, nel suo limite minimo. Quindi in generale l'effectiveness è una funzione di NTU, quindi di questo rapporto, e del rapporto del ratio tra C-min e C-max, dove si fa variare praticamente la portata possibile tra la minima e la massima circolante sul lato dello scambiatore. Questo parametro viene poi ad essere un parametro moltiplicativo all'interno dell'equazione classica degli scambiatori per il quale viene calcolato lo scambio termico e quindi le performance di flusso termico tra il lato primario e il lato secondario. Quindi questo va a caratterizzare quello che è la tipologia di scambio termico.
In più è possibile, sia per il lato primario che per il lato secondario, andare a specificare le perdite di carico e questo viene fatto con diciamo, tre coefficienti che sono CK, alfa e beta, che rappresentano, se vogliamo, le perdite di carico dello scambiatore, che in generale molto semplicemente possono essere, diciamo, alfa potrebbe essere in prima approssimazione essere posto uguale a 2 e rho uguale a 1, quindi in genere ci sono delle perdite che sono quadratiche in funzione della portata, altrimenti diciamo, se gli scambiatori sono più complessi o lavorano in regimi particolari, è possibile diciamo, specificare in maniera più generica attraverso questa formula la tipologia di perdita di carico che più si adatta allo scambiatore che si sta modellando. Scorrendo le diverse tipologie di scambiatori è possibile praticamente associare una diversa formula legata all'effectiveness che, come vediamo per tutte queste tipologie, va a legare N, che non è altro che NTU che abbiamo visto prima, quindi questo rapporto, quindi l'area di scambio per il coefficiente generale di transfer coefficient e C-min, dove C-min è questo diciamo, prodotto dove la portata passante è la minima possibile. Quindi in funzione ci sono diverse formule che vanno a caratterizzare i diversi tipologie di scambiatori, quindi di flussi che ci sono e in questa maniera diciamo, è possibile caratterizzare lo scambiatore e la tipologia di effectiveness che poi si riflette sullo scambio termico. È possibile anche, diciamo, dare in maniera più dettagliata un'intera tabella di valori di effectiveness in funzione della portata passante sia lato caldo che lato freddo, e quindi creare una matrice di valori di effectiveness in funzione della portata in modo tale da avere una descrizione più accurata delle performance dello scambiatore, in modo tale che questo poi si rifletta sul calcolo dello scambio termico in maniera accurata all'interno della rete. Si possono anche aggiungere dei fattori, come abbiamo visto prima, relativi sia al lato caldo che al lato freddo, che sono i valori di CK, beta e alfa, che invece andranno a caratterizzare lo scambiatore dal punto di vista delle perdite di carico. Qui vediamo un altro esempio degli scambiatori che si possono scegliere, quindi non solo come abbiamo visto prima da un lato più generale, ma ad esempio si può scendere più nel dettaglio scegliendo una tipologia di scambiatore che è il finite tube heat exchanger, di cui vediamo uno schema in questo caso, quindi dove abbiamo diversi parametri che si possono inserire tra diciamo abbiamo il flusso, diciamo, il tube side e il fin side, e quindi abbiamo i diversi due tipi di flusso con i diversi parametri che possono essere inseriti all'interno dell'input data, quindi gli increments, quindi la distanza tra i diversi tubi, la lunghezza e l'area di scambio. Abbiamo un breve esempio di un air chiller, questo è uno schema generale dove abbiamo compressore e turbina e diciamo abbiamo tre scambiatori che sono caratterizzati da valori di effectiveness. Questo può essere reso, questo air chiller, attraverso uno schema Fronex, il cui obiettivo è appunto il raffreddamento di questa camera, quindi con un cooling chamber che ha una sua inerzia termica. Questo è lo schema che vediamo all'interno di Fronex. Quindi dove abbiamo rappresentato i diversi compressori, le turbine e i diversi scambiatori di calore con i diversi circuiti associati, quindi sia i circuiti primari che i circuiti secondari. Se vogliamo in questo caso scendere un po' più nel dettaglio, vi mostro direttamente questo esempio all'interno di Fronex. Quindi per ciascuno di questi componenti è possibile
associare ad esempio per i compressori la velocità di rotazione e la curva che rappresenta le performance del compressore. Quindi a seconda delle velocità di rotazione considerata si andrà automaticamente a calcolare la curva corrispondente e quindi diciamo, la sovrappressione generata dal compressore. Dal punto di vista dello scambiatore, invece, andiamo a vedere che è stato caratterizzato con l'effectiveness e i coefficienti che ne rappresentano diciamo, le perdite di carico. Quindi in questo caso abbiamo nel flusso primario abbiamo aria che viene raffreddata e dal punto di vista dei risultati possiamo ad esempio vedere che la temperatura in questo caso passa dai 28 gradi e con questo scambio termico viene diciamo, raffreddata fino a meno 49, che questo poi diciamo, va poi a alimentare quello che è il cooling chamber, quindi la camera da raffreddare, per poi questa aria essere ripresa, passare alla turbina e poi concludere il suo ciclo. Quindi diciamo questo è attraverso l'effectiveness, è una modalità di selezione della tipologia di scambiatore che è più adatta a, diciamo, a rappresentare questo schema generale dell'air chiller. L'altro esempio che volevo mostrarvi era il ciclo frigorifero di cui abbiamo parlato in precedenza. In questo caso abbiamo appunto il ciclo frigorifero caratterizzato dal compressore, dalla valvola di espansione e dall'evaporatore e dal condensatore. Come potete vedere, il fluido circolante è l'R22 e questo è caratterizzato completamente dalle curve, quindi dai diagrammi di stato che sono presenti all'interno di Fronex. Questo gli permette di calcolare in ogni punto del ciclo, dal punto di vista dei risultati, possiamo andare a vedere diciamo, la frazione di gas che si forma, che diciamo, a valle del condensatore viene poi a ridursi, quindi abbiamo in ogni fase del ciclo, a seconda delle condizioni di temperatura e pressione, abbiamo diversi passaggi di fase per l'R22. Questo è interessante non solo nello stazionario, per il quale il calcolo, diciamo, avviene in pochi secondi, ma anche nel transitorio, quindi è poi possibile lanciare dei calcoli transitori. Quindi qui vediamo che il calcolo stazionario per raggiungere convergenza ci mette pochi secondi e questo ci permette di diciamo, poi sviluppare diversi scenari transitori con i quali andare a confrontarci dal punto di vista dei grafici. Quindi possiamo poi analizzare diverse, ad esempio, condizioni di portate nel circuito secondari e, ad esempio, analizzare come variano le portate nel circuito principale, le temperature e le concentrazioni. Ok, vi ringrazio per la partecipazione, resto in linea se ci sono eventuali domande e vi ringrazio per aver partecipato a questo webinar.